Forza Italia governava mancati. questo paese, c'è stata una sfilza di leggi ad personam per tutelare i processi di Berlusconi, che se vuole le leggo finiamo Però domani. posso dirle anche Legge una ex cosa? Cirielli, legge Pecorella, indulto, lodo Alfano, legittimo impedimento e Formigli, così via. posso dirle una cosa Tutti però? questi, mi faccia fine la domanda, tutte queste leggi ad personam, chiamate così, comunque queste leggi hanno finito per allungare moltissimo il processo, bloccarlo, inzepparlo, soprattutto per quanto riguarda i reati dei cosiddetti colletti bianchi, i reati legati alla corruzione, all'evasione fiscale e così via. Da questo punto di vista, Forza Italia è difficile che possa fare delle prediche sulla lunghezza dei Mi processi. fa dire due cose, Prego. so che su questo non ci troveremo mai d'accordo, ma io so quanto lei sia rispettoso anche delle opinioni differenti dalle sue. Lei si ricorda che la persecuzione giudiziaria, perché io la considero così e la definisco così, Io non sono so che lei non d'accordo, è ovviamente. d'accordo, ma gliel'ho detto prima, la persecuzione giudiziaria di Silvio Berlusconi inizia con un avviso a comparire. Consegnato a mezzo stampa nel 1994, mentre Berlusconi presiedeva un G7 sulla criminalità, che poi è finito in un nulla di Sì, ma fatto, che è si può far stato saltare il sistema penale perché ti hanno fatto, però lei no, secondo te, ti hanno però fatto a te un mi attacco faccia finire, giudiziario, lei è scusi. troppo acuto e intelligente per poterla buttare in caciara. Dopo quello, tante altre aggressioni giudiziarie sono finite in un nulla di fatto, archiviazioni, proscioglimenti, assoluzioni per non aver commesso il fatto. Diciamo che nei confronti, questa è una mia opinione, poi è suffragata dai fatti, perché lei si legge giustamente le sue carte e anche io mi leggo le mie, nei confronti di Silvio Berlusconi c'è stata una persecuzione giudiziaria che ha tra l'altro fatto del male non soltanto a Silvio Berlusconi, ma al nostro paese, e oggi qualcuno inizia ad accorgersene, rispetto alla quale, senta, rispetto a una persecuzione giudiziaria, se Abbiamo c'è un fatto accanimento difensivo, come dire, vabbè, però ripeto, non si può no, far saltare il sistema però ho penale detto, per no, ma questo. noi non abbiamo fatto saltare il sistema penale, Avete oltretutto noi allungato i tempi. parliamo, no, ma lei Vabbè. sa in quanti anni si prescrive il reato di corruzione in atti Sì, giudiziari? credo in 20, passa, 26? No, Quanti in sono? 33, 33, con vabbè, la sono più. riforma, con le riforme che si sono susseguite. Sa cosa vuol dire? Vabbè, Che questo una sì, ma. persona che viene indagata a 40 anni, io immagino, io e lei ne abbiamo qualcuno in più, una persona che viene indagata a 44 anni, come sono io oggi, Non speriamo so. di no, può restare sotto processo fino a 77 anni? Non basta? Ci deve Corriamo, restare tutta la vita? Io corriamo, direi di no. È una barbarie, è una barbarie. Non corriamo. è una civiltà. Senta, ma lei.